Buonasera, questo speciale è dedicato a chi non crede che, diciamo, le pandemie si stanno diffondendo nel mondo. Io volevo parlare del fondamentalismo islamico e di questo, però questo è più urgente, nel senso che già tutti sanno la pandemia di Covid cosa ha provocato e cosa sta provocando. Sappiamo che in Brasile, ci sono ogni giorno migliaia e migliaia di vittime. Lo stesso negli Stati Uniti, anche se Trump sembra il presidente degli Stati Uniti, Trump sembra dare non tanto peso alla cosa. Evidentemente chi non dà peso al Covid, il Covid c'è, ma ripeto, è meno grave dell'altra notizia che sta passando un po' sotto banco, ovvero quella della famosa peste bubonica. La peste bubonica è una malattia antica, medievale, già oggi ho detto che cos'è, ed è trasmessa dalle pulci dei ratti e dai roditori in genere. Ho fatto anche una presentazione, evidentemente non tutti hanno voglia di leggere. È difficile da debellare proprio perché è presente in forma endemica, diffusa nei roditori di tutto il mondo. Si è calcolato che dalla fine del XX secolo fino al 2018, quindi parliamo di due anni fa, vi è stato un aumento cospicuo, un aumento dei focolai di peste. La peste non può essere assolutamente essere sottovalutata, è grave come il Covid, se non di più. Anche se si dice che sia curabile, vi sono delle forme di peste che sono resistenti agli antibiotici, come quella del Madagascar del 1954. Focolai di peste sono attualmente diffusi un po' dovunque. L'OMS ha lanciato un allarme di terzo livello per contenere il focolaio in Cina e in Mongolia. Ora, quello che mi chiedo io e che volevo sapere, più che sulla peste, è come mai in un periodo ancora in cui l'emergenza del Covid, non si è chiusa. Sappiamo che anche se in Europa momentaneamente è contenuto, c'è chi parla di una possibile seconda ondata in autunno, comunque è diffuso in tutto il mondo, i morti ci sono, sappiamo che ha superato gli 11 milioni di contagi. In Iran ho sentito al telegiornale, poco fa, seguo il telegiornale, sono stati proibiti i matrimoni e funerali proprio per evitare assembramenti, così come era in Italia. Di fronte alla peste, queste misure del Covid non serviranno perché la peste è molto più letale. Quindi in quel caso l'unica cosa è rifugiarsi al Polo Nord, perché il batterio della peste sopravvive solo dai 4 ai 40 gradi, o al Polo Sud, in Antartide. Quindi, di fronte a tutto questo, che cosa dobbiamo fare? Di fronte a tutto questo, resta da chiedersi come mai. Poi perché la notizia è sottotaciuta sia nei telegiornali, si trova soltanto in internet andandola a cercare? Perché evidentemente c'è un interesse a fare passare la cosa sotto banco. Ricordo che anche quando c'era il Covid all'inizio non si voleva dire che cos'era, o è stata minimizzata, si diceva che la mascherina non serviva, eccetera, eccetera. Ora intanto la mettono tutti perché tutti hanno paura. Per la peste, ricordiamo che nonostante il contenimento in Cina, il Covid si è diffuso rapidamente. Quindi poi c'è stata la chiusura, i 2 mesi di lockdown, ma ancora ora ci sono gravi conseguenze in tutto il mondo. Quindi, in poche parole, se si diffondesse la peste, bisognerebbe attuare misure ancora più rigorose di quelle del Covid. Una disinfezione diffusa, derattizzazione. In quel caso dovremmo guardarci anche dei nostri animali domestici. Ma che cosa sta succedendo? Io ho detto si sta aprendo il quarto sigillo, il Cavaliere Pallido. Beh, questo è vero perché San Giovanni l'aveva previsto, ma in pratica perché vengono tutti dalla Cina? Che Trump abbia ragione, è un disegno diabolico, può essere anche un espediente per tentare di controllare la popolazione, ma io dico che le profezie, così come sono contenute nella Bibbia, si stanno realizzando.
Quindi, diciamo che nel momento in cui sentiremmo dire che questi casi di peste stanno aumentando, allora sappiamo che è giunto il momento di chiuderci in casa e pregare, aspettare veramente il Signore che venga a rapirci. Perché, diciamo che due pandemie, due situazioni gravi in tempi così brevi non si sono mai attuate. La peste però è solo un focolaio in Cina. E in Mongolia è stato attuato il contenimento, quindi non è una pandemia, ma in un prossimo futuro potrebbe diventarlo. I casi, ripeto, sono aumentati. L'ultima grande epidemia di peste, per chi non lo sapesse, fu nel 1894, sempre originata dalla Cina e si diffuse rapidamente in Africa, Asia, raggiunse San Francisco in California nel 1900. Miete delle vittime, perché all'epoca non c'erano neanche gli antibiotici, ma delle forme resistenti agli antibiotici, quante speranze possiamo avere? Quindi pensiamo che nella Bibbia dice che questo corrisponde all'apertura del quarto sigillo, ed ecco, vidi un cavaliere pallido, e colui che vi sedeva sopra era la morte, e l'Ades lo seguiva. Questo è vero, oggi si sta realizzando. Dobbiamo solo pregare e aspettare, noi come esseri umani normali non possiamo fare altro e salvaguardare le nostre famiglie, ma se dovessero dire che i casi di peste sono in aumento, guardate i vostri figli, perché in quel caso non c'è scampo, non ci sono casi asintomatici come nel Covid, due pandemie, due epidemie altrettanto gravi, pensando al Covid che ha fatto i suoi morti, quante persone anziane sono morte, ma anche giovani operatori sanitari. E alla peste non c'è scampo, il 50% di letalità contro il 9% del Covid, e soprattutto se è resistente agli antibiotici, non c'è nulla da fare, quindi il cavaliere pallido per ora è all'opera. Noi possiamo solo sperare e pregare. Questo speciale è dedicato a chi non vuole credere, ma è giusto avvisare le persone prima che sia tardi. Nel caso del Covid il pericolo è stato sottovalutato. Io sto avvertendo ora, tra qualche mese scommetto che direte, diceva la verità.